Ciao amici, anche per voi il caffè è la bevanda di rito al mattino? O siete tra quelli che preferiscono non berlo per diverse ragioni? Noi senza al mattino non partiamo, però il caffè alla lunga crea effetti collaterali. A qualcuno l'alta percentuale di caffeina, 95 mg per tazza, può provocare nervosismo e agitazione. Ad altri il caffè può causare disturbi digestivi, intestinali e mal di testa. Molti semplicemente non gradiscono il sapore amaro o si sono stancati del tipico rituale mattino. Ma se non bevo caffè, cosa bevo? Ecco quattro deliziose alternative al caffè da provare subito. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Caffè di cicoria. La radice di cicoria viene tostata come chicchi di caffè e macinata per fare un infuso. Il suo gusto è davvero simile a quello del caffè, ma non contiene caffeina. La cicoria è ricca di inulina, una fibra solubile che favorisce la digestione e aiuta l'intestino, promuovendo la crescita di batteri positivi come bifidobatteri e lactobacilli. In aggiunta stimola la cistifelle a produrre più bile per una migliore digestione dei grassi. 2. Tè matcha. Il matcha è un tipo di tè verde prodotto dalla foglia intera e reso una polvere sottile. Contiene più antiossidanti e una più alta percentuale di caffeina rispetto al tè verde e in alcuni casi perfino maggiore rispetto al caffè, dai 35 ai 250 mg per tazza. 3. Tè rooibos. Il rooibos o tè rosso è una bevanda africana priva di caffeina, ha numerosi antiossidanti e poco tannino che ostacola l'assorbimento del ferro. Può stare in infusione fino a 5 minuti e non diventa amaro, al contrario ha un gusto un po' dolce e fruttato, adatto a tutte le ore. 4. Acqua e limone. È un'ottima variante per iniziare la giornata con tanta energia. È priva di calorie e di caffeina, ricca di vitamina C, antiossidanti e minerali. È utile al sistema immunitario, protegge la pelle e alcalinizza il corpo. Si prepara aggiungendo il succo di mezzo limone a un bicchiere d'acqua, meglio se calda, per favorire la depurazione e l'attivazione del metabolismo. Ho parlato di tutti i benefici di acqua e limone in questi video. Queste alternative al caffè sono tutte buone e salutari, basta provarle per creare una nuova ritualità più sana. Grazie Simo, adesso partiamo alla grande, in salute! Per conoscere tanti altri alimenti sani per il tuo benessere e per dimagrire in modo naturale, basta iscriversi al canale, è facile, con un clic così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia e bevi consapevole e vivi meglio! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale e sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!